Sono attesi circa 1.000 alpini in congedo e in servizio per il quinto raduno ricordando il battaglione L'Aquila, che si svolgerà nel capoluogo il 9, 10 e 11 settembre. Dopo lo stop forzato per la pandemia, ritorna la manifestazione di ritrovo per tutti coloro i quali sono passati nella caserma Rossi dell'Aquila e lì hanno lasciato il cuore. Alla 3 giorni di raduno sarà affiancato nel parco del castello anche uno street food e allestimenti di aree interattive e storiche sul corpo degli alpini. Sarà l'edizione della rinascita, perché dopo 2 anni di stop causa pandemia abbiamo deciso di riorganizzare la manifestazione. La faremo 9, 10 e 11 settembre prossimo, una 3 giorni di goliardia, di ricordi, di stare insieme ricordando il battaglione L'Aquila, perché nel battaglione sono passati praticamente tutti gli alpini, sia in armi che in congedo. L'emozione è che noi abbiamo concentrato tutto sulla Fontana Milanosa Castello, che ai tempi era il fulcro dei militari che uscivano in licenza dopo una giornata chiusi dentro la caserma. Quindi noi abbiamo voluto di proposito creare questo punto di incontro nella Fontana Milanosa. Quante presenze sono previste? Beh, noi contiamo un 1.500, ci pensiamo di poterle fare.